Ciao a tutti, io sono Laura Costantino e sono un'artista siciliana della provincia di Messina e sono qui alla Biennale per la mia prima esperienza. Non è la prima volta che sono a Firenze per motivi artistici, però insomma questa è la prima esperienza più importante che ho fatto in questi anni della mia breve carriera. Ho iniziato da bambina ad approcciarmi all'arte e al disegno principalmente, che è la mia passione, come potete anche vedere dalle mie opere, è la mia passione più forte. Ero una bambina abbastanza introversa, poi ho cominciato a disegnare e poi mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti, alla RUFA di Roma, dove ho fatto i primi anni di corso, dove ho imparato tutte le tecniche e la base per poi poter elaborare un mio linguaggio personale approfondito durante gli anni di specializzazione. Il mio lavoro riguarda principalmente l'essere umano. Io amo i ritratti, amo la gente, le persone. Spesso, la maggior parte delle volte, sono opere che traggono spunto dalle mie fotografie e da gente realmente esistita. Questa, ad esempio, che vedete alla mia destra, è una bambina che insomma abita nel mio piccolo paese, che ho fotografato, che conosco e che in questo momento ho colto nel suo sguardo, diciamo, abbastanza incuriosito, infantile verso di me. Il mio primo approccio, come potete vedere anche dalle mie opere, è sicuramente il disegno, che poi è presente anche nel risultato finale dell'opera. Io disegno moltissimo con la fusaggine su superfici anche che siano non nude ma anche lavorate, e poi vado a delineare quello che per me è l'essenza della persona. A me non importa realizzare un ritratto somigliante a livello fotografico, ma cercare di cogliere quella che è la vera essenza della persona che ritraggo, attraverso il mio gesto, attraverso la mia pennellata, attraverso i miei colori. Quindi a me interessano le persone, l'essenza delle persone. La mia pennellata, il mio tratto invece sono la mia rielaborazione della realtà e quindi anche la mia interpretazione della persona che ho davanti. E allora, l'opera che invece vedete alla mia sinistra è un'opera dal titolo Riflessione, che un po' gioca sulla parola e sul fatto che il volto si rifletta nell'acqua, perché si tratta di una bambina all'interno di una piscina. Quella invece prende spunto da una fotografia non realizzata da me, ma che mi incuriosiva molto, che ho totalmente stravolto e rielaborato con il colore. Il blu è il mio colore, il colore predominante. Il blu e il rosso sono i due colori che più mi rappresentano, che sento di più. Spesso inizio a lavorare anche con l'idea, con i bozzetti di altri colori, altre cromie, altri accostamenti, ma poi alla fine arrivo sempre allo stesso punto e sono il rosso e il blu. Io ho scelto la Biennale di Firenze perché ho notato la qualità, anche documentandomi, della direzione artistica, la qualità proprio dei prodotti, insomma, delle tele, dei lavori, dell'arte che qui regna sovrana, e l'identità non si forma se non attraverso il confronto con l'altro, con altre esperienze, con altre culture. Non a caso questa è una bambina che non è italiana, e quando l'ho vista mi ha aperto un altro mondo. Quindi sicuramente la parola che riassume questa mia esperienza alla Biennale è il confronto, e da qui ovviamente anche la mia crescita.